Un punto guadagnatissimo per come i suoi giocatori hanno giocato in campo, hanno battagliato. Li avremmo voluti vedere così in altre circostanze. No, so, io a livello di battaglia la squadra c'è stata sempre. E credo che abbiamo giocato meglio in altre circostanze, compresa domenica ad Agrigento, dove poi ci sono state parecchie critiche, perché a mio avviso, come succede sempre, si parla soltanto di risultato, non si parla della prestazione. Ad Agrigento abbiamo giocato sicuramente molto, ma molto meglio di oggi. Oggi abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista agonistico e tattico. Abbiamo prodotto poco, cosa che ci succede raramente. Molto del merito va dal Trapani, che è una squadra molto forte, e un po' alla situazione così mentale della squadra, che ovviamente ha giocato con più preoccupazioni, visto la mancanza così di risultati, soprattutto nelle partite casalinghe. Però a livello di intensità la squadra, a mio avviso, non è mai mancata. Poi io la vedrò in maniera diversa, però ripeto, dal punto di vista calcistico abbiamo fatto un passo indietro in confronto alle partite ultime giocate, però oggi siamo così più soddisfatti, perché abbiamo preso un punto e abbiamo recuperato anche un punto su parecchie squadre che ci precedevano. Ale? Mister, questa partita davvero ti consiglio di dire che in ottica Francavilla ci saranno numerose assenze, perché Padovan giustamente beccherà la squalifica, e Gann, essendo diffidato della squalifica, come potrà ovviare queste assenze che ci saranno domenica? Abbiamo altri giocatori che oggi sono partiti dalla panchina, che li sostituiranno in maniera più che lodevole, secondo me. Questa parte del campionato è normale che ci siano delle squalifiche. Dispiace per l'espulsione di Padovan. La squalifica per somme di ammunizioni raggiunta da Danna sta nelle cose, era parecchio che era diffidato. Diffidato da Ah, con te non dovevo sbagliare. Altre domande? Posto? Del gol annullato, no, non ho visto niente, sinceramente. Però la reazione istintiva del blocco di difesa mi è sembrata molto veemente. Ha capito di annullare chi ha ammonito in quell'azione? Sì, Silvestri, che tra l'altro. No, però non vogliamo anche qualcuno dei nostri. Dei nostri? No, non lo so. Non lo so. Di gruppo, cioè non si è capito chi l'ha fatto vedere questo caso. Non lo so, però credo che il gol sia stato giustamente annullato, perché ho visto anche la reazione del giocatore del Trapani nel momento in cui è stato annullato. Molte volte la reazione umana dà più del video. Nel momento in cui è stato annullato il gol, cadrebbe anche questa munizione che ha avuto il nostro calciatore? No, non credo, perché a prescindere, anche se uno ha ragione, non può protestare con veemenza, credo. Ok, Stefanino. Ho fatto una munizione un po' piuttosto. Una domanda, ecco, col senno di voi è facile parlare, però la situazione di Padovana particolarmente condizionata dalla Casettana, magari si aspettava di fare qualcosa in più, soprattutto alla luce dell'ingresso di Alfagema. Sì, noi, visto che la partita la facevano più loro, parlando con i ragazzi, così avevo detto che dopo 7-8 minuti avrei messo Luis e avremmo potuto sfruttare di più la profondità. Però ovviamente dopo l'espulsione ha condizionato il tutto. Ok? Lo scenario cambia, leggendo il ciclo, siamo fuori in questo momento dai playout. È una giornata da scrivere da quelle positive. Come si dice, in tempi di guerra anche pane e acqua fa bene. Ok, posso, grazie.